leggo un mio scritto che sicuramente già conoscete, però poiché è un'esortazione a ritrovare quei valori di cui si parlava all'inizio, che sono la mission della nostra serata, ci andava bene, quindi ve la rileggo di nuovo. La piazza moderna. Na vot, ogni paese è una piazza, addò tutto s'arunev per fare due chiacchiere la sera. Mo che la piazza è deserta, non ci vede nessuno a passare e tende meno cacchedune a chiacchierie. O me vede tutta un'altra piazza che non tiene nessuno spazio al paese. Ci si può senza spostarsi dalla casa. Ci si arriva con un tasto al computer, ma ci avasta pure solo il cellulare. E ci sta posto per tutte le persone del mondo. Si chiama Facebook sta piazza nuova. Se cerca qualcuno e non si ha da trovarla, collegata alla rete e vede che sta a elle. Pure io ci vai, a volte più spesso, a volte ogni tanto, dipende dal momento. Ma sta piazza è una rivelazione di pensieri, di notizie e di persone. È come una spiaggia di nudiste. Somo poi pensando di ne essere viste, ma che le pensiere estrugliate a tutto quinto, senza bisogno dell'altoparlante. Ognuno può dire quello che gli passa per la coccia, pur se più sciapito della cacoccia. Chi mette le barzellette per fare ride, chi mette le notizie che fa piagne, chi mette le dolci che fa ingrassè, chi mette le diete che fa dimagrì, chi parla di politica e di lavoro, chi di legge, di tasse e di ingiustizie, chi si rassegna a questo mondo nuovo e chi vuole essere a rete allo passato. Insomma, è un grande assortimento di persone. Chi sa tutte cose e chi non sa niente, chi fa vedere che è bella, chi è intelligente, chi si incazza spesso e si lamenta perché non ci sta l'apprezzamento. Per parecchi mi sembra l'occasione di sfogare la rabbia in compressione. Ci sta chi giudica, chi accusa, chi offende e condanna e chi si difende senza fedenne. Insomma, è una palestra di sentimenti addosso si parla senza lasciarci niente. È uno sfogo generale di insoddisfazione e un modo per reagire alla frustrazione. E me mi vedo a ride, perché quando metti qualche cosa non vai trovando che da piacere a tutti quanti, non vuoi sembrare che sono la più intelligente, non cerca approvazione generale, vuoi solo andare alla piazza e stare tranquilla, perché tende, ne esiste solo quella. E se quelle che metto o dico mi piace a nessuno, non è un problema, ma è solo un momento, e la vita non mi cambia per quella cosa. Continua io a niente tra le spine e tra le rose. Perciò vuoi dire, statevi tranquilli, non date importanza a questa modernità, pietre di allegria e sentitevi normale, è solo un yoga, un sistema artificiale. Poi ci sta pure chi conta le amicizie, 10, 100, 1000, 1000 ancora, una lista lunga che ti scorda pure. Ma come fai a chiamare amica una persona se non si è neanche stato nudo uno spiacere? Ci si scagnate solo un parere. Le rapporto ad avere è quello che sta fuori, mezzo alla via, al bar, al lavoro, al posto di vacanza, alla scuola. Addò, insomma, la gente si conosce, si incontra e fa le cose unite. Parla, litiga e discute, ma tutto faccia a faccia, senza computer. Ma una cosa buona l'hai a dire a questo sistema infernale della tecnologia. Questo tempo passato gli aiutate. Quando eravamo tutti isolati, dentro la casa, spesso senza compagnia, ci ha salvato dall'angoscia e dalla pecondria. Ma mo' che lo peggio è passato. Allentiamo questo rapporto, prima che diventi depravato. Perciò vi dico, incontriamoci, dimmici la mia, una pacca sopra le spalle, lasciamo il computer, scemo fuori, cerchiamo il contatto, perché se no gli scordiamo quelle che siamo. Siamo persone, non siamo mica robot. Teniamo sentimenti e emozioni, sbagliamo e azzecchiamo tutto quanto, mica ci sta chi non sbaglia niente. Pensiamo che il cuore è la coccia e non sappiamo più guardarci in faccia. Questo è davvero un peccato. Poi diciamo pure che siamo evoluti. Non è la tecnologia che fa l'evoluzione, le fa l'uomo e le femmine che è le persone. Perciò non perdiamo questa grossa occasione. Incontriamoci alla piazza, ad avere, senza paura. E Facebook, ma
mandemela a fangule.